A Potenza l'auspicata vittoria al primo turno dal centrodestra non c'è stata. Tra Francesco Fanelli e la fascia tricolore si è registrato il risultato di Vincenzo Telesca, che ha largamente superato nei consensi gli altri due uomini di opposizione, Pierluigi Smaldone e Francesco Giuzio, distaccata Maria Grazia Marino. Vediamo i numeri. Per Fanelli il 40,4% delle preferenze, seguito da Telesca al 32%, Smaldone al 17,8%, Giuzio all'8% e Marino all'1,2%. Dunque il 23 e il 24 giugno urne aperte per il ballottaggio. Queste le parole dei due candidati durante le fasi finali dello spoglio. Era questo l'obiettivo che si era prefissato? Sì, era questo l'obiettivo nella prima fase di questa lunga cavalcata della campagna elettorale. Ieri sera gli exit poll ci avevano un attimo demoralizzato, però abbiamo visto che la situazione invece è tornata a essere così come l'avevamo preventivata. Adesso l'obiettivo però è quello di cercare il consenso da parte degli alleati per andare compatti al ballottaggio. Sì, sicuramente la prima cosa che farò è parlare con Giuzio e Smaldone per comprendere appunto come affrontare la fase del ballottaggio. Siamo convinti che i cittadini di Potenza non vogliono guardare indietro ma vogliono guardare avanti, e noi siamo la coalizione, il candidato che vuole guardare avanti per questa città. Il risultato della coalizione di centrodestra unito è sempre lo stesso? Ma senza dubbio, noi ci siamo presentati uniti dal primo momento, mettendo in campo le idee migliori, le forze migliori, una proposta programmatica chiara presentata ai nostri cittadini che siamo convinti raccoglierà il giusto consenso. Rammarico per il risultato, ma convinto della bontà del progetto politico messo in piedi nell'autunno scorso, Pierluigi Smaldone, terzo tra le preferenze dei potentini. È stata un'esperienza straordinaria, ma non per me o per la squadra che abbiamo costruito e che ha lavorato davvero fino all'ultimo e che continuerà a lavorare, ma un'esperienza straordinaria per la città, all'insegna della partecipazione e soprattutto dell'autentico rinnovamento.